Primo Ferragosto dopo la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, come festeggia l'ex coppia? A distanza di diversi mesi dall'annuncio della separazione, Chiara Ferragni e Fedez mandano avanti le loro nuove vite da separati. L'influencer negli ultimi giorni, finita al centro del gossip per la nuova storia con l'imprenditore Silvio Campara, si è concessa qualche giorno di relax in Grecia con mamma e sorella prima di fare ritorno in Italia nelle scorse ore per festeggiare il Ferragosto tra famiglia e amici. Il rapper invece è sempre in dolce compagnia e passa di flirt in flirt, con niente di serio all'orizzonte, ma forse la tecnica chiodo scaccia chiodo adottata per strappare con il passato che gli ha provocato non poche sofferenze. E Fedez conta sulla nuova cerchia di amici per festeggiare la metà di agosto lontano dagli affetti di una volta, dopo che nelle ultime ore è stato avvistato con l'ex fidanzata di Michele Merlo, Luna Shiren Razia, infiammando un gossip che si era già fatto largo nelle scorse settimane. Riguardo alla nuova relazione di Chiara, il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia ha svelato negli ultimi giorni qualche retroscena. L'amore di Ferragni e Campara non nasce da una precedente amicizia tra i due. No, le prime a conoscersi e ad avvicinarsi sono le due donne, ovvero Giulia Luchi Campara, moglie di Silvio e madre dei loro figli di 2 e 5 anni, e la famosa imprenditrice digitale. Siamo a Forte dei Marmi e grazie a una cerchia di amici in comune, le due donne si conoscono. Sin da subito Giulia tende una mano a Chiara, che come ben sappiamo, si trovava nel pieno del Pandoro Gate.